Di ieri pomeriggio un'alta sorta di protesta da parte di un operatore commerciale su Via Carducci che ha contestato fortemente come è stato rifatto una parte, una minima parte del manto stradale davanti ad un ristorante. Ecco, lei che cosa si sente di dire a Ma tal io che proposito? cosa mi sento di dire? Che bisogna conoscere la verità in tutte le cose. Diciamo che una certa situazione, il titolare era fuori. A mezzogiorno l'una c'erano ancora i tavoli con l'erba sintetica per terra, quindi c'è stata una difficoltà, non erano stati rimossi i tavoli. Quello che forse è l'errore che abbiamo fatto noi è che dovevamo prendere tutti i tavoli e tutto e rimuoverli noi. Quindi è stato fatto in linea con l'altra attività commerciale che era tutto, loro hanno chiesto che lì il manto stradale è stato rifatto da loro, quindi non avevano smontato nulla. Quindi si diciamo che una serie di, se c'era probabilmente il titolare si sarebbe preoccupato di togliere tutti i tavoli, adesso lì bisognava scarificare. Tra l'altro io sono stato avvisato sul tardi quando la ditta era già andata via, non era possibile. Poi comunque devo dire che le cose si chiedono, si può sempre solo rimediare, però si chiedono anche in maniera garbata, Ecco, lei perché ha ricevuto una specie di minaccia, cioè. no, minacce, le minacce, nessuna minaccia, per l'amor di Dio, però il fatto di un'arroganza, vado dai giornali, insomma, se lì è successo qualcosa, c'è stato sicuramente qualche errore da parte nostra e errore da parte dell'attività, perché stanno lavorando, vengono a scarificare e a mezzogiorno c'è la gente ancora seduta sui tavoli quasi per prepararsi per fare il pasto. Quindi voglio dire, c'è stata una serie di incomprensioni, probabilmente la mancanza del titolare ha determinato questo. Verrà sistemato? Vediamo, perché lì bisogna scarificare, non si tratta solo di riportare un pochettino d'asfalto, ma deve essere scarificato perché sennò si va a livello di marciapiede. Quindi ripeto, se mi avessero chiamato appena fossero stati tolti i tavoli, probabilmente sarei potuto intervenire. Quando sono arrivato, l'impresa era andata via. Diciamo, si poteva evitare questa, diciamo, situazione, però ripeto. Non bisogna colpevolizzare l'amministrazione, soltanto lì c'è stata un'incomprensione e una situazione. La verità è che quando sono andato a scarificare si sapeva che stavano facendo i lavori, c'erano i tavoli, tanto di erba sintetica vicino al marciapiede. Quindi questo ha determinato, l'incomprensione ha determinato questa situazione. Quindi, però ripeto, l'arroganza non porta da nessuna parte. Si deve, quando c'è qualche problema bisogna solo cercare di rimediare, ma non usando toni, diciamo, accesi, perché questi non portano da nessuna parte.